jazz e con il jazz a Salerno. Il bello di questa rubrica è che inaspettatamente tantissime persone si sono aggregate e hanno contribuito a raccontare la storia del jazz. E questa sera abbiamo l'ennesima riprova di questo fatto, perché grazie a Enzo Negro io ho avuto la possibilità di vedere questo straordinario video che ritrae l'ultima jam session della, diciamo, prima gestione delle Botteghelle, storico jazz club salernitano. Stiamo parlando del 1987. Vedremo questo video abbastanza inedito, almeno per chi come me e come molti altri non ha avuto modo di poterlo vedere, e lo commenteremo con due degli ospiti che erano su quel palco e che sono appunto Enzo Negro e Alfonso Deida, che saluto. Buonasera ragazzi. Ciao, ciao ragazzi. Allora, partiamo da Enzo. Cioè, hai ritrovato questo straordinario video e lo hai consegnato. Chi lo fece e che cosa successe quella sera? Beh, guarda, è stato molto rocambolesco il modo con cui io ho recuperato quel video, perché qualche anno dopo questa famosa serata dell'87, io ricordavo che c'era qualcuno che aveva immortalato quel concerto, insomma, che nel suo genere era unico, una jam session di tutti i gruppi che si erano esibiti in quella stagione alle Botteghelle. Quindi mi riproposi di fare in ogni modo per recuperarlo e non ci sono riuscito mica subito. In realtà ho impiegato dei mesi, forse quasi un anno. Facendo una piccola indagine, seppi che alla fine questo video doveva averlo Mimmo De Maio. Mi procura Attuale assessore al sì, comune di Salerno. proprio lui, infatti. E praticamente Mimmo, io lo chiamai, oramai loro avevano lasciato la gestione delle botteghelle, sarà stato, credo, l'inverno successivo, o forse anche un po' dopo, sinceramente non ricordo con esattezza, comunque era passato già del tempo. Io lo chiamai e dico: "Senti Mimmo, ma quel famoso video, ma che fine ha fatto? Chi ce l'ha, insomma, qua dobbiamo vedere di recuperare." E lui mi disse: "Guarda, io penso di averlo visto una volta tra le cassette dei miei figli, dei figli piccoli, cioè le videocassette dei cartoni." Ho detto: "Mamma mia, chi si è perso video, non ruamo giù." Dico: "Mimma, ma no, guarda, allora, insomma, per portarla in breve, dopo ripetute telefonate a distanza di mesi, finalmente Mimmo mi consegna questo video." Io chiaramente subito riuscii a vederlo. E ne feci delle copie che distribuì. Credo che una delle copie l'avesse avuta subito Sandro. Insomma, in realtà Sì, sono stato è vero, costretto, confermo. Sì, Sandro, l'ho sì. detto ad altri amici comuni, a Leo Niceto, con il quale eravamo intimi in quel periodo. Abbiamo fatto un sacco di concerti assieme. Alfonso lo sa, era testimone anche lui. Però diciamo che tu sei batterista, quindi eri Sì. su quel palco irriconoscibile rispetto ad adesso, ma eri il batterista di quella jam session. Sì, era uno dei batteristi, perché poi L'altro era Amedeo Ariano, se non mi Amedeo, sbaglio. sì, c'era anche Amedeo, non ricordo, perché in realtà questa parte che poi abbiamo recuperato adesso non è tutto il video, c'è anche una parte Esatto. finale, una parte finale. Io non ricordo se ci sono stati altri gruppi che Io ci invece sono. ricordo, io ricordo, tutto abbastanza bene. No, no, ma in realtà io posso recuperarla, perché vi faccio capire subito come è andata. Cioè, quando poi, una volta distribuiti questi video, insomma, l'abbiamo un po' dimenticato, l'idea mi è ritornata proprio in queste settimane, grazie a queste deliziose mini storie di Carlo. Praticamente dico: "Mamma mia, ma io ho quel video, ma chissà che fine ha fatto." Vado a riprenderlo, la cassetta che avevo io, la quale aveva subito numerose duplicazioni, quindi si era rovinato, non si vedeva quasi più niente. Infatti, se avete visto qualche tempo fa, io sono riuscito a estrapolare delle foto da quel video, Sì. ma quelle foto sono riuscito a recuperarlo mandando la velocità tripla, perché a velocità normale non si vedeva praticamente niente, a velocità tripla si
si perdeva l'audio, ma recuperavo un minimo di video, e quindi le ho fotografate col cellulare dal video praticamente e le ho rimesse. Roba da pazzi. Alfonso, roba tu invece pazzi. Te la ricordi quella serata? Beh, io me la ricordo perché, vabbè, ovviamente ero poco più che, diciamo, sedicenne, diciamo 16 anni e mezzo, quindi ovviamente anche dei ricordi, diciamo, l'emozione di quella serata pazzesca. Allora, innanzitutto, noi fummo il primo gruppo, diciamo, si sono alternati Amedeo e poi Enzo alla batteria, e Dario con Peppe Lepore, Joseph Lepore, Angelo, Leo, Aniceto e io e Sandro siamo rimasti sul palco. Dopodiché hanno suonato Michele Canale con Franco Frezza, che è un pianista della Basilicata che viveva a Salerno in quegli anni, che studiava all'università e quindi bazzicava l'ambiente, e che infatti saluto, io spero, insomma, che lui sia, insomma, che ci veda, che l'ho incontrato qualche anno fa tipo in un concerto nella Basilicata. E poi il batterista, se non ricordo male, forse ci doveva anche essere un altro batterista, però adesso che mi ricordo meglio, forse loro suonarono senza batteria, cioè suonarono con Franco Frezza, con Michele Canale e con un bassista che mi sembra che fosse appunto Peppe Lepore, però potrei anche, diciamo, confondermi, perché invece in realtà quel trio era composto da con un batterista che si chiamava Gigi Pedullà, che era un calabrese che faceva il servizio militare a Salerno, pensa che giro, e la buon'anima di Michele Canale, che infatti ho rivisto quando ho visto questo video, è stato un po' un fatto proprio molto molto molto. Infatti dicevo, beh, la cosa di Michele, perché ovviamente in quella serata lui è stato addirittura protagonista, sì. ed era anche, a quanto pare, cioè, insomma, aveva anche una clac molto numerosa, rumorosa, cioè era pazzesco, molto più di tutti gli altri, penso, alla fine. Ma poi erano simpaticoni. Era una persona eccezionale, infatti. E quindi, insomma, rivederlo ovviamente così è stato motivo di grandissima emozione.
oltre ovviamente al discorso di Angelo, e forse come tu stavi accennando, Enzo, c'era anche il buon Riccardo Meli, sì, che infatti ho visto accanto a Leo. Sì, sì, era lì. Tra l'altro, questa è una cosa che forse Carlo, non so se lui ha mai assistito a uno di quei concerti commemorativi che sono stati ripetuti per anni. Sì. Insomma, in memoria di Riccardo Meli, insomma. Infatti proprio ieri il fratello ha messo una videoclip di quella serata dove c'era Carla Marciano, dove c'era sia Dario che Peppe Lepore al contrabbasso, che si alternavano, insomma. E poi dopo sono stati fatti anche altri concerti, perché sì, anche io ho suonato, anche io ho suonato, sì. Lui è suonato un anno noi con la Hot Jazz Band, la mia band, quella, con la voce, abbiamo al centro serata anche lì, sempre il primo maggio, perché lui purtroppo se n'è andato il primo maggio, insomma, di 13 anni fa. E quindi è molto emozionante, ma quello che è bello, Carlo, scusami, vorrei sottolineare che è bello di questo video, che a parte essere una testimonianza, insomma, è uno spaccato della vita musicale salernitana di quegli anni, e che di tutto quel gruppo di musicisti, in realtà noi eravamo anche dei grandi amici. Cioè, con quel gruppo là si andava al mare assieme, cioè noi d'estate il bagno assieme, cioè noi stavamo sempre insieme. È vero. Quello era un gruppo di amici in tutti i sensi, per cui condividevamo la passione della musica, in particolare del jazz, ma non solo, perché là c'era pure Peppe Zinicola e altri cari amici, ma noi stavamo assieme, cioè noi ci avevamo a fare il bagno a Cerara. È vero. Ci vedevamo la mattina, ci divertivamo, andavamo alle feste assieme, parecchie feste. Insomma, ci sono diversi aneddoti che potrei raccontare, però ve le racconterò in privato. Cioè, ci siamo divertiti, cioè, è stato proprio un bel periodo. C'era Alfonso che era un ragazzino, ce lo stavamo crescendo in poche parole, e tante altre cose belle, insomma, che fanno di questo video, insomma, una cosa che non si poteva perdere. Un documento raro, bellissimo, recuperato. Siete stati davvero bravi a recuperarlo, e questo dovrebbe essere poi, secondo me, passato e ridigitalizzato in modo da pulirlo un po'. Yeah.
Alfonso, tu eri il più piccolo, il più giovane. Che cosa hanno rappresentato per te le botteghelle? Vabbè, ma io diciamo andavo alle botteghelle già fine anni, o meglio, metà anni 80, cioè 1985. Ed ero praticamente, non, chiaramente non suonavo, studiavo un po' il clarinetto e un po' il pianoforte, ma per me è stata una palestra incredibile, pur non suonando, stranamente, perché vedevo all'opera tutti i vari diciamo, musicisti che suonavano con i miei fratelli, ovviamente. Quindi andavo con loro e tra le altre cose venivo cazziato anche da loro, perché magari, che ne so, insomma, dovevo stare composto, dovevo essere educato, dovevo salutare, eccetera. Quindi un po' mi insegnavano anche a vivere. E allora ricordo che il primo grande personaggio che ho conosciuto lì alla, diciamo, alle botteghelle è stato Leo Aniceto, che comunque l'abbiamo già nominato, con cui siamo rimasti in rapporti più che diciamo di amicizia assoluta, perché Leo alla fine era ultra super gentile, insomma, era, cioè, con me, che ero comunque un ragazzino, e forse era uno dei pochi anche che mi trattava con, diciamo, con gentilezza. Oltre poi Gasperi Di Leto, Stefano Giuliano e tutti i vari altri che ci sono. Io per esempio ricordo un trombonista che si chiamava Matteo Vitale, di cui non ho avuto più notizie, che era spesso presente alle jam session. Quindi vabbè, insomma, diciamo, come giustamente diceva Enzo, era un susseguirsi di tante persone, tanti musicisti, ma erano tutti lì. Cioè era una, diciamo, un ambiente che cresceva, non so come, si cresceva tutti insieme. E quindi io frequentavo le botteghelle, e la prima jam session a cui ho preso parte fu a dicembre dell'85. Però ero, perché suonavo il pianoforte e c'era già il pianista, che era Gasperi Di Leto. Tra l'altro volevo anche menzionare Angelo Cermola, di cui si è parlato forse in un'altra sì, tua puntata, con cui io purtroppo non ho avuto la fortuna di suonare, perché in quella jam session dell'85 Angelo Cermola se ne andò via prima, cioè finì di suonare e se ne andò, per cui non ho avuto l'opportunità di farmi sentire, tra l'altro, e quindi siccome c'era già il pianista, suonai la melodica, che è la, insomma, la diamonica, non so come si chiama quel termine più preciso, perché alla fine suonavo quella per compensare appunto il fatto che suonassi il pianoforte, ma non potevo suonare il pianoforte. E invece la seconda jam session fu invece nel dicembre dell'86 col sassofono, in cui ricordo tra l'altro che proprio Leo Aniceto mi guardava montare questo strumento e mi disse: Alfò, ma che cazzo stai facendo? Perché non sapeva che suonassi il sassofono, perché io l'avevo preso in mano da 3-4 mesi. E quindi fu una sorpresa un po' per tutti vedermi col sassofono. Ed era appunto dicembre 80, avevo compiuto da poco 16 anni, quindi ero poco più un ragazzino, ma come si vede anche da questo video, diciamo, lo sono stato ancora per diversi anni, per poi diventare così. Meno male che l'hai preso quel sassofono, perché poi sei diventato un grandissimo sassofonista, lasciatelo dire. Tra l'altro, grazie. L'ultima cosa che io ho tua è questa, che è uno straordinario disco dove, oltre ai grandi musicisti, Julien, tuo fratello Dario e quant'altri, Fabrizio Bosso mi sembra che c'è, sì, anche in questo disco. Sì, anche se Fabrizio. È bellissimo questo disco anche sul piano delle composizioni. Cioè, voglio dire, quindi... È vero che tu appartieni a quella che Gegé Telesforo definisce la famiglia Marsalis salernitana, no? La famiglia dei fratelli Deida, Telesforo la paragonava alla famiglia dei Marsalis, Bradford, Winton e via dicendo. Però è anche vero che come dire, la crescita artistica è notevole, e in questo disco ne dà un saggio, una prova. Ora la domanda qual è?
Quando è che arriva il prossimo lavoro discografico? Allora, intanto io devo dirti, oltre che ringraziarti, ma già lo feci in Illo Tempore, se non sbaglio, quando uscì il disco e tu mi mandasti una recensione, devo dire che la tua recensione è stata una delle più belle, se non la più bella, ma non te lo dico perché sei qui, perché siamo collegati, ma te l'ho scritto, perché hai colto veramente una cosa che forse non si coglie facilmente, almeno non so, comunque era nelle mie intenzioni, cioè la semplice complessità. Questa è una cosa su cui io un po' ci ho ragionato, su che effettivamente è così, cioè nel senso, un qualcosa che deve apparire semplice al primo ascolto, ma che poi ascoltandolo meglio risulterebbe un po' più, come devo dire, più elaborato. E sulla seconda domanda che mi hai fatto, diciamo, quella del quando uscirà, questo è stato un disco che alla fine di Lucky ha avuto molto poco, perché non è stato un disco molto fortunato, ma sostanzialmente un po' un po' diciamo una cosa comune per tutti quelli che fanno i dischi di questo periodo. Ma fine, comunque in genere è comune, vale ai tutti. Ma vale un po' per tutti, perché adesso non esiste più la differenza tra pop e jazz, i dischi non si vendono e basta. Diciamo che il prossimo lavoro a cui sto lavorando così segretamente sarà una sorpresa, ma secondo me ci vorrà ancora un po'. Però devo dire che non, insomma, questo disco mi ha dato soddisfazioni, ma credo non come mi sarebbe piaciuto che ci fossero state, però funziona anche così, in effetti. Enzo, invece, per te le botteghelle che cosa sono state? Ma guarda, per me le botteghelle rappresentano un periodo meraviglioso, intanto, perché insomma c'è un sacco di bei ricordi, insomma. Era un periodo in cui suonavamo abbastanza, insomma, io in realtà in quel periodo suonavo spessissimo con Leo Nicito. Noi avevamo un gruppo che si chiamava Dolphin Street Jazz Group, che praticamente era partito dall'84, forse Alfonso se lo ricorderà. Sì, era con Massimo Di Giulio anche, se non mi ricordo male. Alcune volte c'era anche Massimo. Tra l'altro, visto che abbiamo nominato Massimo Di Giulio, che esatto, era anche lui un ottimo pianista, medico-dentista, perché noi poi, è lui che mi ha fatto avere questa versione del video che abbiamo, perché poi io non ho finito di dire che nel ricordarmi a chi avevo demandato il compito di passare dal VHS al digitale, c'era lui, mi sono ricordato, l'ho chiamato un mese fa, insomma 20 giorni fa, dico: Massimo, guarda, non ve lo racconto come ha fatto a trovarlo, perché lui non si ricordava di averlo passato, quindi siccome poi aveva traslocato, alla fine dice: non lo so, non ce l'ho, che fine ha fatto? Il VHS suo manco si vedeva più, perché ormai sono passati, signori, quasi 30 anni, anzi più di 30 anni. Di più. Sono 33 anni praticamente. E quindi che cosa è successo? Che lui, andando a rovistare, cercando, non lo trovava. Alla fine ha trovato il vecchio digitalizzatore. Aperto il generatore stava il CD, cioè c'era il DVD dentro masterizzato di quella serata. Cioè, è un miracolo come è uscito fuori il DVD di questo video. Cioè, ma veramente... Doveva uscire per essere trasmesso su Facebook in questi giorni. E quindi, quando io l'ho detto riguardo Massimo, probabilmente grazie a una persona in gamba come Carlo Pecoraro, forse lo vedremo pubblicato su Facebook. Praticamente lui è stato molto felice. E sì, come dicevi tu, Alfo, c'era anche... Io ho un manifesto del Re Spighi, Caffè Grande Spighi, in cui c'era Dario al pianoforte. Dario al pianoforte. Peppe Lepore, basso. Ci sei tu, io e tu. Sono io. E poi c'è anche Massimo alle tastiere.
Però non in quella serata, mi sa che avete fatto un'altra serata poi non con me. Un'altra serata dopo, per dire, insomma, noi eravamo sul gruppo. Però io sicuramente c'ero, cioè nel senso io No, venivo a sentire. no, io ce l'ho il manifesto, l'ho pure Cioè nel senso pubblicato. io anche quando non suonavo venivo a Allora, tutti i tu concerti che sei vedevo, presente. vabbè tu lo sai, io ero sempre presente. Ed era un grande sfortitudine, perché siccome lui era il Bravo. più piccolo e io di quel gruppo ero il più grande, praticamente, a me mi mettevo in croce, però insomma ci divertivamo, insomma, lui veniva anche alle prove, mi ricordo quelle famose prove a Cetara, Bravo, in quella esatto, mi chiesa ricordo bene. Sfondagare, già a Cetara, che tu mi sfottevi alla grande, e strano che ti ripigliava e diceva, ma la vuoi venire? Rispetto le persone più grandi di te. No, sì, infatti, No, dai. ci siamo divertiti, quindi figurati, Carlo, quello è un periodo bellissimo. Veramente, e dove suonavamo tantissimo, facevamo un Sì, sacco di serate, in quegli anni praticamente. si suonava davvero tanto, Sì. Sì. c'erano molti posti dove si suonava soprattutto jazz. Don't get along.
Sì, il clima delle botteghelle era bello proprio per quello che dite voi, cioè perché era una famiglia, erano amici che si ritrovavano e ci si conosceva un po' tutti quanti. Poi ognuno da quel luogo ha preso strade diverse, pur mantenendo la stessa passione per lo stesso genere musicale. Sì. Un'altra cosa che vi voglio far vedere sono le prove che fece Freddie Hubbard alle botteghelle, dove c'eravate, c'era sicuramente Alfonso a queste. Sì. Ricordi la formazione di questo gruppo? Ma questo era praticamente il gruppo di Freddie Hubbard con Eddie Gonzalez alla tromba, Kirk Langs al contrabbasso, alla batteria. Onestamente non mi ricordo, ma mi ricordo che era un batterista anzianotto che tra l'altro fu cazziato incredibilmente da Freddie Hubbard, perché c'era un brano dove c'era un'introduzione con un tempo dispari, insomma un blues di Freddie Hubbard, adesso non mi ricordo il titolo, però ricordo che con Giovanni Amato ne abbiamo parlato, c'era anche Giovanni Amato quella serata lì, quel concerto, questa prova sì, perché ovviamente Giovanni era un grande fan, insomma, di Freddie Hubbard, quindi se non ci fosse stato lui sarebbe stata veramente una cosa. Però appunto ricordo che quella serata fu una, cioè quella prova fu organizzata in 448 e quasi segretamente. C'era Filippo Tortoriello, ricordo che poi forse per uno strano caso del destino si ritrovò, raccontava lui, a braccetto per lungomare con Freddie Hubbard, insomma. Immagino. Guarda, ricordo che furono veramente delle prove in cui loro provavano lo spettacolo che avevano fatto la sera prima al teatro, al Capitol, al cinema Capitol, quando allora si facevano concerti, c'era un festival jazz bellissimo tra l'altro che organizzavano. E insomma noi eravamo lì, c'erano non tante persone, adesso non ricordo, forse c'era anche Enzo, sì, forse sì. Tu non c'eri. Mi sono confuso, io ricordo di un'altra, perché poi la verità qual è? Che le botteghelle erano il locale di riferimento, per cui noi tutti sappiamo quando ci sono grandi concerti, o prima o dopo il concerto, poi i musicisti vengono traghettati spesso, certo, diciamo, o per andare a mangiare o per fare qualche altra cosa in un locale di riferimento. In realtà le botteghelle all'epoca erano il locale di riferimento. Io ricordo che anche quando si faceva la rassegna dell'università e quella invece era all'Apollo, molto spesso i musicisti che si erano esibiti all'Apollo finivano alle botteghelle. Chiaramente poi là era una faccenda un po' ristretta, non è che tutti potevano andare alle botteghelle. Noi che eravamo... Era questa la rassegna che raccontavi tu dell'università? Sì, beh, che è stata fatta, perché un anno c'è stato pure Chet Baker, insomma c'è stati tanti altri musicisti importanti. Elvin Jones. Chet Baker mi pare che ha suonato nell'86 al cinema Apollo. All'Apollo. E suonarono solo in trio, tra l'altro, con Luca Flores e Nicola Stilo. Io mi ricordo solo una cosa, che stavo in prima fila, cioè ce l'avevo praticamente a 2 metri, e per poco non sono stato un quello che voleva abbracciare, in realtà sono, insomma, ma un periodo veramente, c'era un fermento musicale a tutti i livelli, purtroppo. Quell'epoca lì sembra al momento svanita, insomma. Ricordiamo che dopo questa serata, che era praticamente di chiusura della gestione De Maio, Tortoriello, altri, le botteghelle ebbero un altro piccolo periodo di attività sotto un'altra gestione, dopodiché chiuse definitivamente. Fu riaperta molti anni dopo da Tiziana De Caro, che ne fece una galleria d'arte, e attualmente è chiuso, ma sulla porta c'è ancora il simbolo, lo storico marchio delle botteghelle. Questo lascia, come dire, un bel ricordo, perché ogni volta che si passa di lì ci si ricorda
di questo locale che aveva una parte esterna dove spesso si riuniva per fumare, soprattutto, e dove spesso si veniva inondati da acqua o dalle bestemmie di qualcuno che abitava nel palazzo. Poi ci stava l'elettrico, non so se ti ricordi, Alfonso, che ci stava. Allora, le botteghelle, vabbè, si suonava fino a tardi, però... Però non ricordo così tardi, ricordo che si finiva per mezzanotte... Per mezzanotte, perché appunto... Era nel centro storico, veramente. Dietro al palco c'era una porta di ferro. Dietro al palco c'era una porta di ferro. Che puntualmente, siccome non finivamo mai a mezzanotte esatta, e siccome io ero il batterista, quindi stavo a spalle alla porta di ferro, c'era un momento all'altro, ma aspettavo. Bussavano. C'era la signora, che c'era una signora anziana, che dava letteralmente calci alla porta, che ci aveva a sveglie praticamente. Signori, avete finito di suonare, praticamente. Proprio, cioè, io aspettavo quel momento quasi con terrore, perché da un momento all'altro sapevo che sarebbe arrivato questo frastuono, perché era una porta metallica, quindi lei ci dava calci vicino, e allora bisognava, era giunto il momento di smettere di suonare, insomma. Questa è un'altra caratteristica delle botteghelle di quell'epoca. Abbiamo citato Michele Canale e citiamo anche Angelo Mutarelli, che qualche anno dopo la sua scomparsa, straordinario chitarrista, qualche anno dopo la sua scomparsa, anche se il libro è stato pubblicato nell'85, arrivò questa prove di voce, che sono le poesie che come dire, raccontano di una persona estremamente sensibile, sia da un punto di vista proprio umano, sia da un punto di vista musicale. Voi ci avete suonato con Angelo Mutarelli. Che persona era? Che chitarrista era? Beh, Alfonso? Sì, chiaramente ho ricordi di Angelo come amico e come musicista, come collega, che vanno un po' al di là di tanti discorsi, perché io ho cominciato con Angelo praticamente, perché il mio primo gruppo serio, cioè il primo gruppo ufficiale, al di là magari delle jam session, eccetera, è dei miei fratelli, che forse il mio primo gruppo è stato quello con i miei fratelli, con Gaspare, ho preso il posto di un trombettista che se ne andò, che era Vito Speranza, quindi con loro. Però il primo gruppo, diciamo, che era proprio anche mio, fu con Angelo Mutarelli, con Dario e con Felice Marino alla batteria, ed era all'incirca l'inizio del 1988, per cui con Angelo abbiamo passato tante esperienze, tra, diciamo, delle prove un jazz contest a cui abbiamo partecipato a novembre dell'88 a Milano, quindi un viaggio in treno che fu indimenticabile per tante cose. Abbiamo dormito in quattro in una camera d'albergo, tutte cose che oggi ci fanno sorridere, che magari oggi sarebbero impossibili quasi da vivere, però all'epoca effettivamente eravamo tutti anche più ragazzini. Allora, Angelo era un musicista incredibilmente avanti. Io adesso comincio a capire, anche sentendo parte di questa registrazione a cui stiamo assistendo, insomma, questa delle botteghelle, che Angelo era veramente più avanti rispetto a tutti noi, sicuramente rispetto a me, rispetto agli altri musicisti, e anche da un punto di vista compositivo scriveva delle cose incredibilmente belle, moderne, avanti proprio come significato, come strutture, come melodie, armonie. Ed era poi un ragazzo incredibilmente simpatico, un ragazzo solare, un ragazzo anche, voglio dire, generoso, sempre pronto anche a dirti, per esempio, c'è un fatto molto tenero che si vede in questo video, non so se ci avete fatto caso, che durante la presentazione, cioè durante il brindisi che stanno facendo, c'è mio fratello Sandro con il microfono che presenta, che dice qualcosa, e io e Angelo stiamo provando invece il brano che andremo a suonare dopo, che è All the Things You Are, o comunque stiamo sonicchiando io e lui. A un certo punto lui si ferma, perché stiamo dando fastidio evidentemente, e io continuo a suonare, faccio qualche nota, lui mi mette la mano sulla campana per bloccare il mio suono, però lo fa con un sorriso, cioè con una cosa come per dire fermati, però mi fa, cioè io infatti mi imbarazzo un momento, ma quel sorriso mi fa capire che lui era con me in quel momento, ma
non mi stava cazziando, come dire. Era affettuoso. Fu un gesto molto molto affettuoso. Io questa cosa l'ho vista, l'ho proprio notata con, diciamo, con attenzione. Scusami, che non sento più adesso bene l'audio. Enzo, invece tu, il tuo ricordo, guarda, di... Allora, sì, Angelo, anche io sono lo splendido ricordo, insomma. All'epoca del gruppo che ho menzionato prima, il Dolphin Street Jazz Group, lui per un periodo venne a suonare con noi e quindi, diciamo, approfondì la sua conoscenza. Era un musicista speciale, ovviamente, molto sensibile, e sono d'accordo con Alfonso, lui era già avanti. Io ho pubblicato, siccome io ho conservato delle locandine, no? Alcune locandine di cui una famosa, delle botteghelle in quartetto, Lea Niceto, Dario De Ida, Angelo Mutarelli, chitarra sinta, che la esatto, quindi non ricordo se quella fosse 87 o anche 86, perché quello è il periodo, e lui era avanti sia nella sperimentazione anche dei suoni e quindi dell'uso dello strumento, ma anche chiaramente nell'elaborazione musicale. Io tra l'altro, quello che ricordo, e in questo voglio accomunare anche Alfonso, quando si parlava di modale, due erano i nomi ricorrenti: Alfonso De Ida e Angelo Mutarelli. Cioè, praticamente, perché loro, Alfonso, pur essendo in tenera età, fin dall'inizio ha sviluppato questa sua vena musicale, e nei discorsi di noi amici musicisti, quando si tiravano in ballo certe questioni armoniche, puntualmente il discorso finiva su Angelo Mutarelli e su Alfonso De Ida, anche quando loro non erano presenti. Questa è una caratteristica che io ricordo perfettamente di allora, e chiaramente insomma, poi i fatti dimostrano che si vedeva giusto fin dagli albori. Thank you.
Sul palco abbiamo visto anche Gerry Popolo che divide la front line con Michele Canale. Alfonso, un ricordo. Allora, intanto, vabbè, devo dire che quel sassofono che io che sto suonando in quel video è quello di Gerry, poi alla fine. E come mai? In quanto, poiché io ero proprio giovincello, ero proprio molto piccolo, e quella sera io ero venuto a suonare, ma poiché insomma, dovevo andare via prima, infatti ricordavo con Enzo che io stavo uscendo dal locale sulle note di, come si chiama, Superstitious, e quindi vado via, insomma, un po' mal volentieri, però comunque da solo. Quindi per non rischiare, non portare il mio strumento, e Sandro mi disse: non ti preoccupare, che tanto lì c'è Gerry, che io non conoscevo, tra l'altro, l'ho conosciuto quella sera. E Gerry fu molto gentile, mi disse: non ti preoccupare, vedi il mio sax. Perché in genere gli strumenti non si prestano. Non si prestano, però tra amici, vabbè, chiaramente l'imboccatura, magari no, ma il sassofono. Uno strumento affiato. Però Gerry fu molto gentile, evito di diciamo imitarlo, perché sennò, però fu molto gentile, mi disse: non lo prendi tranquillamente. E Gerry è un altro di quelli che io considero un fratello vero, perché comunque con Gerry abbiamo condiviso tante di quelle cose che sarebbero, cioè, insomma, non basterebbe forse una giornata intera per raccontarle. E da uno che ripresta il sax a quel ma che mi aveva appena conosciuto, e lui lì era. Insomma, in quel periodo lui era già una star, tra l'altro, rispetto a noi, rispetto a me sicuramente, ma rispetto anche ai miei fratelli, perché lui suonava già con Enzo Abitabile, faceva già cose in TV con Stefano Palatresi, ed era già quindi un personaggio di punta, anche se non era proprio ancora un jazzista puro, era più un musicista funk. Infatti lui suona l'alto, come sentite, un po' semborniano, un po' che era poi una cosa, una sua prerogativa, ed era una cosa che per tanto tempo ci siamo ricordati. Lui suonava benissimo l'alto e abbiamo sempre detto: ma perché sei passato al tenore? Perché l'alto lui lo suonava benissimo. Però pare che la data di quella serata sia l'8 maggio, un giovedì 8 maggio 1987. Secondo me era o l'8 maggio e il 15 maggio, perché era un giovedì, in quanto io ricordo appunto il particolare che il giorno dopo avevo scuola, e se fosse stato di venerdì forse non sarei andato di sabato, perché il sabato si poteva magari essere un po' più elastici, cioè con mia madre potevo dire: non vado a scuola il sabato. Invece di giovedì non si poteva fare, di venerdì non si poteva fare. Enzo, invece potrei... la batteria di chi era? Tua o di Amedeo? La batteria non era la mia, quella che era lì. Alcuni piatti, io ricordo che poi li ho anche riconosciuti dal video, alcuni piatti erano mia. Ma la batteria... Secondo me era di Amedeo, secondo me. Perché è bianca, mi pare, se non sbaglio. Mi ricordo non ho visto il colore bene adesso, non ci ho fatto caso, però mi pare... Perché comunque Amedeo magari era un po' più... Sì, era bianca. Quindi mi pare che fosse la batteria di Amedeo, quasi sicuramente, credo. Poi insomma Lucio magari confermerà, perché io ricordo che non arrivai un po' dopo, la batteria era già montata, i piatti me li ero portati per sicurezza, insomma, però... Ma sì, perché comunque Amedeo suonava con loro, con i Quiets, cioè con Peppe Zinicola, Gerry, quindi lui suonava in effetti... ha chiuso, mi pare, il concerto, ha chiuso quella serata, sì. Quindi in effetti aveva anche senso che lui lo montasse prima per andarsene via per ultimo. Infatti, certo, sì. Va bene ragazzi, è stato un piacere, grazie. Grazie a te Carlo, quando volete la vetrina è sempre aperta. Grazie. Aspetto la vostra musica. Ciao, grazie. Ciao.